Riparare un registratore a cassette non è facile, però io tento di spiegarvelo in questo video. Ciao, bentornati nel bunker di MVV Blog. Allora, questo video è un po' particolare perché vi voglio spiegare come si ripara un registratore a cassette, naturalmente a grandi linee, facendovi vedere i problemi più generici che si possono incontrare su queste macchine. Però, prima di tutto, bisogna avere un registratore a cassette da riparare. Quindi, un ragazzo, anche se ho chiuso la posta di MVV Blog, mi ha chiesto se mi poteva spedire un vecchio impianto della Mitsubishi che tanto avrebbe gettato via. Quindi me lo sono fatto spedire, nonostante nel video precedente mi sia arrivata la roba completamente distrutta, e adesso andiamo a vedere se magari questa volta invece il corriere non ha distrutto questo impianto. Proviamo ad aprirlo e vediamo se dentro la roba è arrivata tutta integra. Perché se sono riusciti a distruggere la roba dentro a questo pacco, vuol veramente dire che non è proprio più il caso di far spedire un bel niente a nessuno. Ok, vediamo un po'. Qua giù c'è un monte di roba. Questa è una cosa super intelligente, ha tolto tutte le manopole e anche i piedini, mi sembra. Non è mica facile tirarla fuori da qui questa roba, eh? Non ci viene mica via da dentro la roba, come faccio a toglierla da qui? Questo qui è arrivato sano. L'amplificatore! È sopravvissuto anche l'amplificatore. E questa è la piastra di registrazione, bella! È arrivata sana anche questa, dai! Ok, che culo! Allora, qui c'è la piastra di registrazione che peserà 5-6 kg. Madonna, anche questo pesa un quintale! Ma è una berva! Qui dentro c'è roba che va a giro. C'è entrato qualcosa dentro. Questo va smontato per forza, c'è roba dentro che gira. Piastra di registrazione, vediamo se ci va. E il tuner, davvero molto bello. Guardate la piastra di registrazione con i V-meter rovesciati e tutti i comandi servo assistiti. Ora devo aprire l'amplificatore perché devo vedere dentro cos'è che va in giro, e poi dopo lo collego con due casse e lo proviamo. Ok, era un pezzettino di plastica, è già cascato. Vediamo se dentro c'è altra roba che cade. Sì, è cascato un altro pezzo, infatti. È abbastanza pieno di polvere, ma la polvere non gli fa niente. Comunque gli do una soffiata con il compressore e poi si va... Cos'è qui? È troncato! Ah no no no, è fatto così! Mamma mia, è preso lo spavento! Qui il controllo del volume ha perso questa rondellina in plastica, che era quella che ciottolava all'interno dello chassis, ed era attaccata qui dietro, questo affarino qua giù che entra dentro, che praticamente quando ruoto il volume fa... Ma non significa niente, questa qui serve soltanto per fargli fare gli scatti al volume mentre gira. Sembra una cosa più professionale. Oh, ora è bello pulito, sì. Allora, all'interno vediamo questi tre poderosi integrati che in effetti sono l'amplificatore vero e proprio. Il voltage amplifier è quello che pilota i due mega finali e la restante circuitazione è fatta dall'alimentatore e un po' di preamplificazione. Quindi l'importante è che questi due mega finali non siano bruciati, perché qui la vedo dura a trovare un ricambio. Poi ho pulito tutti gli ingressi e le uscite dietro. E ora vediamo se funziona. Intanto ho collegato questi due altoparlanti così al volo che se si fondono questi non ce ne frega niente. E proviamo ad accendere l'amplificatore. 3, 2, 1. Guarda canso. Ah, questo qui addirittura è un display fluorescente. Guarda che figata. Vediamo un pochino invece la radio che figura fa. Guarda canso. No, guarda forte. Guarda che figata. Non ci credo. Ma è bellissima questa roba qua. Vediamo un po'. Tuner. Sentiamo se si sente. Funziona, funziona! Mamma mia, è bellissimo! Guardate che figata che sono i V-meter della piastra di registrazione con l'indicatore di picco a LED. Fantastico! Questo è un lettore MP3 che trasmette in FM. L'ho collegato all'ingresso antenna della radio, poi ho collegato le casse acustiche all'impianto e ora sentiamo. Thank you.
Che culo, l'amplificatore funziona perfettamente e sembrerebbe anche la radio. Il registratore a cassette invece non funziona anche se si accende. Però prima di passare a questa parte del filmato dove vi faccio vedere come si ripara, voglio andare a sbirciare che cosa c'è dentro la radio. Tutto completamente analogico, guardate che figata, guardate qua, bellissimo. E il cavo che fa muovere la lancetta, per così dire, questo qui, e vedete che... Sentite, blidi 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 blidi. E la lancetta praticamente è collegata con i cavi perché sopra ci sono i LED. E qua invece c'è l'indicatore, in fondo qua, sempre a LED, della sintonia vera e propria. Vedete che si accende e si spegne a seconda se trova o no un segnale abbastanza potente. Io non ho idea di quanti stadi ci siano qui dentro, perché io di radio non è che me ne intenda poi così tanto. Però questo è proprio uno spettacolo da vedere. Qui possiamo vedere quando la componentistica era una cosa seria e difatti, dopo tutti questi anni, questo apparecchio radio funziona ancora perfettamente. L'unica cosa che ho fatto è alzare l'asticella che regge il cavo della scala parlante. E a proposito di scala parlante, quando la radio si accende rimane tutto spento. So che potrebbe essere una tavanata, ma ho preso una striscia LED, l'ho ricoperta con una gelatina verde autoadesiva e l'ho collegata con la sezione di alimentazione che ha 24 volts tramite una resistenza che abbassa la luminosità. La striscia LED è sottilissima, l'ho incollata sopra la scala parlante e da fuori non si dovrebbe notare. Ah, si attacca le dita! Ed effettivamente il risultato finale a me sinceramente piace. Potrebbe sembrare una tavanata galattica, ma anche in una situazione buia, in questo modo la scala parlante si riesce a leggere. E veniamo al registratore a cassette. Ora io non vi posso spiegare come riparare tutti i registratori del mondo, ma vi posso almeno mettere sulla buona strada su come riparare i problemi più semplici che si trovano più di frequente su questi registratori. La prima cosa da fare sicuramente è aprirlo e controllare che dentro non ci siano cavi tagliati o cose evidentemente fuori posto, così da poterlo collegare alla corrente in modo sicuro e vedere almeno se si accende. Questo registratore infatti si accende, però la meccanica non risponde a nessun comando. In effetti il guasto più frequente sui registratori è proprio la meccanica, che in 99 casi su 100 non ha più le cinghie che trasmettono il movimento dal motorino a tutto il resto della meccanica. Quindi andiamo a vedere la prima fase della riparazione che ho fatto in giardino, perché di stare in casa veramente non se ne può più con questo virus che ci esce dalla testa. Che virus sarà? Non si sa! Beh, il mio microscopico giardino non è sicuramente il posto migliore per fare queste cose e non ve lo consiglio neanche a voi se ne avete uno. Comunque la prima cosa da fare per poter lavorare sulla meccanica è estrarla completamente dal registratore. E in questo caso questa piastra di registrazione sembra creata apposta per poter essere smontata e riparata. Certo ho dovuto smontarla completamente, ma sono riuscito a separare la meccanica da tutto il resto dell'elettronica senza nessun problema. In questa maniera è molto più facile lavorarci sopra e come vediamo alcune cinghie ci sono ancora e potrebbero forse andare bene, mentre quella principale si è dissolta nel niente, quindi servirà il ricambio. Le cinghie di ricambio le potete trovare su eBay e anche su Amazon, il problema è che quasi sempre le dovete comprare in Germania e spesso sbagliano indirizzo, infatti invece di mandarle qui l'hanno spedite ad un altro canale YouTube. Oggi è arrivato il fuoco, come pom, bim, 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 tenuta, pim, pum, pam. E pimmele bermuda, pim pum pam. Guarda che dentro il pacco non c'è una Barbie, c'è una cinghia. Vieni, dammelo, vieni, vieni. Quindi andiamo a vedere un po'. Che roba è questa qui? E questo è un altro dei problemi di comprare la roba online. Non sai mai se ti arriva la roba giusta oppure no. E qui è arrivato un pacco pieno di cinghie, però quello che mi serve dentro mi dà proprio l'idea che non ci sia. Quindi, niente cinghia di ricambio. Allora mi sono dovuto arrangiare con quello che avevo. E dato che avevo una cinghia a disposizione però un pochino più lunga del necessario, ho spostato il motore della meccanica un po' più in alto in modo che arrivi perfettamente la cinghia a misura. Ho dovuto cambiare anche le altre due cinghie perché anche queste si erano allentate e non facevano più presa. Ma non è tutto, ho dovuto cambiare anche una molla di richiamo che serve per far funzionare l'avanzamento veloce e il riavvolgimento veloce. E non è stata un'impresa semplice, infatti nel frattempo si è fatto buio, ma sono riuscito a rimontare tutta la piastra di registrazione, a provarla e sembra che funzioni. A questo punto la parte meccanica funziona, ma bisogna ancora pulire le testine.
Per farlo basta un cotton fioc imbevuto di alcol, con il quale andremo a pulire la testina di cancellazione, quella di registrazione e riproduzione e il capstan. Ma attenzione al pinch roller, perché questo va pulito a parte con un panno umido, perché l'alcol potrebbe rovinarlo. A questo punto si può pensare anche di smagnetizzare le testine, per precauzione, anche perché non sempre è necessario. E per farlo ci sono delle cassette come questa in commercio. È una cassetta elettronica, basta inserirla, dare play e automaticamente smagnetizzerà le testine. A questo punto si potrebbe pensare anche all'allineamento delle testine, ma attenzione, questa è una cosa molto complicata e ve la sconsiglio. Se però volete procedere, vi linko qui in alto un altro mio video dove faccio vedere come si fa. E se a questo punto della riparazione la vostra piastra vi soddisfa, io vi consiglio di lasciar stare tutto il resto. Purtroppo invece per me non è così, perché la mia non funziona ancora, quindi devo andare a toccare tutta la parte elettronica e questa non è assolutamente una passeggiata. E come vedete la complessità del registratore non è cosa da poco, e spiegarvi come allineare tutto in un video solo è praticamente impossibile. Qui in alto c'è il controllo del bias che serve per calibrare il registratore sul tipo del nastro, questi due trimmer controllano il livello dei V-meter, questi due trimmer invece controllano il livello di registrazione e questi altri due controllano il livello di uscita. Le procedure di allineamento sono nei service manual e questi si possono trovare con delle ricerche su Google. Alcuni sono gratuiti, alcuni sono a pagamento. E per ogni registratore c'è anche un nastro specifico da comprare per poi eseguire tutte le tarature. E il bello è che tutti i registratori sono diversi, quindi la disposizione dei trimmer che avete appena visto è valida per il mio. E seguendo il service manual, utilizzando un nastro campione, con un millivolmetro mi sono assicurato che i livelli di uscita destro e sinistro corrispondessero ai livelli ottimali, che fossero uguali. Dopodiché ho potuto regolare anche i V-meter e di conseguenza ho potuto appurare che i livelli in registrazione sono effettivamente perfetti, quindi non ho dovuto toccare altro. E attenzione, ho avuto fortuna perché qui non c'era neanche un componente rotto, cosa che si verifica abbastanza raramente, però non è impossibile, soprattutto per i condensatori elettrolitici. E questo è quanto per la riparazione di questo registratore. Certo, come avete visto, non è una cosa semplice, ma adesso è il momento di provare tutto l'impianto insieme, complessivamente. Quanto ho? 2 minuti. Quanto ho io ancora? Quanto ho? 2 minuti. Ma io che devo fa? Cosa? Che cosa è successo? Mi state facendo soffrire stasera! Se no interrompo la trasmissione, me ne vado! Insomma, questo impianto della Mitsubishi ha funzionato veramente bene, soprattutto il registratore, una roba spettacolare. Allora, poi c'è anche un altro video da andare a vedere sul canale di Gianluca Bocci, perché in questo video c'è Overlands, quei due sul server, poi c'è Gianluca Bocci e poi ci sono anch'io. E quello è il casino, capito? E perché ci sono io dentro a questo video? Io però, non ho colpa io, non è colpa mia. Mi raccomando, abbiate pietà, spero di rivedervi e nel mentre, insomma, cercate di rimanere sani, perché non lo so. Ci vediamo venerdì prossimo, ricordatevi questi grandi dischi, sentiamo uno dei più belli assoli di chitarra, veramente spaventoso, questo dedicato a Steve Vai. Ti devi spaventare! Ti devi spaventare!